Avellino tutto schierato in aria, pallone al centro dell'area, colpisce di testa proprio il numero 3 Pepe e Fumagalli è costretto alla parata in... Panatti, pallone sul destro, sbaglia tutto. Non è facile giocare qui al Partenio. Si può sbagliare, bisogna incoraggiarlo. Parliamo di un classe 93 che adesso nuovamente il pallone tra i piedi, lo indirizza bene verso Millesi che di prima intenzione chiama la giocata Biancolino che riesce a scambiare con il numero 10, Gigi Castaldo, Avellino in vantaggio. Che chiama la giocata Castaldo, anticipato in questa circostanza, ma torniamo in possesso della sfera con Millesi che può provare la battuta su cui si distende Vincenzo Marruocco. 26esimo minuto, Avellino nuovamente vicino al gol. Indietro per Romondini, pallone sul destro a cercare Soligo che riesce a superare un avversario, poi a tirare, ma ancora Paganese in avanti che reclama un calcio di rigore, ma c'è invece il cartellino giallo per simulazione. La Pescarese, attenzione però adesso alla Paganese che prova il tiro con il numero 7 Neglia, ma ancora una volta è bravo ad opporsi Fumagalli. Marruocco va al dribbling su Millesi che è stato bravissimo quasi a rubargli la sfera, bravo davvero Millesi ad andare in pressing, Avellino subito pericoloso. Scende nuovamente Calvarese che prova la giocata verso Fava di destro, non inquadra la porta in quella di trequartista a ridosso di Castaldo. Calvarese indietro, ancora un fallo, attenzione, e c'è il secondo cartellino per Ciccio Millesi. Sempre Calvarese, su di lui c'è Massimo, gli lasciamo lo spazio per crossare per Girardi, attenzione, Giosa prova a chiuderlo, nuovamente all'indietro per Calvarese, Paganese tutta in aria, cross al centro e c'è il gol. Girardi, sfera verso il numero 8 mentre c'è una segnalazione. Giuseppe Grillo di Molfetta va a dire qualcosa all'arbitro, vediamo se spunterà qualche altro cartellino rosso. Ce l'ha in mano e lo sventola sotto il naso di Girardi. I difensori in maglia bianca e poi c'è Herrera che commette un fallaccio, attenzione ad Eric Herrera. Ed anche Herrera guadagna il rosso. Fischia l'arbitro, parte Romondini, la mette al centro dove c'è il colpo di testa. In lungolinea per Orlando, fermato in fallo laterale. Ed arriva proprio in questo momento anche il triplice fischio di Daniele Minelli.